passare il telefono sempre perché sentito a Sicilia esce con Damiani sponsorizzato da Micichè, li denuncio e denuncerò tutti quelli che scrivono una cosa di questo genere. Io non so chi sia questo Damiani. E visto che esce tramite mio fratello Guglielmo non ha idea di chi sia questo Damiani. Io guardo, ho una fortuna nella vita. Non mi è mai successo niente perché non mi sono mai occupato di appalti, non mi sono mai occupato di sanità, non mi sono mai occupato di niente di questo genere, niente. Tant'è che nella vita sono la persona più serena di questo mondo e sono uno di quelli che la notte dorme serenamente perché non ho mai fatto cose di questo genere. Ma è possibile che io debba avere ancora i giornali siciliani che mi scrivono queste minchiate, per cui domani ci saranno i titoli dei giornali nazionali che scriveranno Micci che sponsorizza quell'arrestato, che io manco so chi è. Ma veramente mi sono rotto i coglioni. Ma mi sono rotto i coglioni di questa storia. Ho capito, ma quando il titolo del giornale è Micichè, Damiani sponsorizzato da Micichè, capisci bene che è un falso. La ricerca è lo sponsor, ma io dico, in una cosa di questo genere, invece di parlare delle vere cose che ci sono, possibile che nel titolo di un giornale debba sfruttare Gianfranco Micichè, che in questa vicenda non c'entra niente, e il fatto che io sia presidente dell'assemblea, per cui ti posso garantire che chiunque dice di conoscermi, e non è vero, chiunque dice che è amico mio, e non è vero, di chiunque, e che dicono che, tentano la sponsorizzazione di Micichè, chiunque tenta la sponsorizzazione di Micichè, tu me ne devi trovare uno che l'ha ottenuto, uno solo che abbia ottenuto una sponsorizzazione. Non è possibile che finisco sui titoli, perché la gente legge i titoli, e comunque legge arresto Micichè, questo è quello che legge, legge Damiani arrestato e accanto alla parola Micichè. Non stanno lì a andarsi a leggere l'articolo per scoprire dopo che non c'è un caso. Ma certamente non l'ha mai ottenuta. Certamente non l'ha mai ottenuta, perché se no ve andate da Razza di Usomesi e gli chiedete, mi ci ha sponsorizzato questa persona? Micichè ha fatto l'opposto. Io sapevo, perché mi era stato raccontato, che questo Candela era uno che era meglio evitare. E l'ho comunicato al governo. E invece se lo sono presi come se fosse un loro fratello. Fatti loro. È esattamente il contrario di quello che sta accadendo ora nei giornali. Cioè nei giornali, invece di parlare di chi ha la responsabilità di aver nominato queste persone, parlano di Micichè. Micichè, ma veramente c'è da impazzire, oh. Grazie. Ti abbraccio, grazie, ciao.